E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come potete vedere, oggi non siamo in World of Warcraft e siamo per la prima volta in Overwatch. Ho preso la palla al balzo per fare un video perché è arrivata proprio ieri la patch di Halloween. E tramite questa patch di Halloween sono state aggiunte le nuove modalità arcade che tipo ieri sera ho farmato a bestia perché sono veramente divertenti secondo me. E sono principalmente queste due, abbiamo la vendetta di Jungenstein e la vendetta infinita. In cui praticamente qui dobbiamo semplicemente arrivare ad uccidere Jungenstein, che sarebbe Junkrat. Mentre questo, come potete vedere, dobbiamo sopravvivere a 12 ondate. E una volta però che avete raggiunto le 12 ondate, se non sbaglio, vi va avanti ad ondate bonus. Sempre più difficili, fino a che probabilmente arriverete a un punto in cui sarà totalmente infattibile e perderete. Ah, tra l'altro se vinco un'altra volta mi dà anche un forzierino, che è molto importante. Poi ieri tramite un forziere di Halloween ho trovato la skin per Zeniat, purtroppo che è un personaggio che non uso mai, cazzo. E infatti c'ho tutte le skin più belle, non ci fate caso, c'ho Schiaccianoci, ho trovato, c'ho 4 leggendari per Zeniat, che è l'unico personaggio praticamente che di cui ce le ho, 4 leggendarie. Però è uno dei personaggi che uso pochissimo, quindi magari non so, è un segno del destino, devo iniziare a giocare a Zeniat. Vabbè, comunque noi intanto facciamo una bella vendetta di Jungenstein. Ieri ho provato estrema, è veramente estrema. Sarò scarso io. Però facciamo una difficile, poi vediamo. Allora, la vendetta di Jungenstein ha 4 personaggi. Porca troia, mi hanno lasciato Ana, vabbè, poteva andare peggio. Ok, eccoci. E niente, praticamente come potete vedere Eichenwald mi sembra la mappa, sì, non ce la faccio stamattina. Porca troia. Allora, la mappa, se non sbaglio, si chiama Eichenwald, quella normale. E qua abbiamo il castello dietro, però ovviamente ci sono delle modifiche un po' più carine in tema Halloween. Ok, mi sono appena accorto che Ana praticamente non fa un cazzo di danni, perché un mobetto normale ci mette 4 colpi per buttarlo giù. Guardate che nitiling che sei full. L'astuccio soldato che si sta divertendo perché gli vengono solo da davanti, quindi è una cazzata e farà un miliardo di kill. Qui abbiamo McCree e Hanzo. Devo ammettere che le mappe arcade per me sono un buono svago dalla solita routine, diciamo, magari, che ne so, di fare ranked o di fare le normal. È una cosa così per staccare che a me piace tantissimo, che è una cosa che la Blizzard fa sempre. Oh, siete tutti? Ecco, ogni tanto... Vabbè, l'hanno ucciso subito. Però praticamente ogni tanto vengono delle rotobombe che, se non ammazzate, fanno danno a questa porta sopra. Come potete vedere ho scritto difendi la porta, perché quella porta, se viene buttata giù, avete perso. E niente, su quel discorso è questo: dovete difendere delle ondate che ovviamente hanno delle particolarità che in seguito vedremo. E eccolo qua, è arrivato Reaper. Quanto tormento? Mostruoso. Ah, l'ha stunnato. Questo... Pff, l'ho fatto morire, sono scarso di merda. Perché Goana mi concentro magari a fa danno. Di conseguenza faccio morire la gente, ok. Ah, poi abbiamo 2 tipologie di zombie, ci sono questi. Ah, è la prima partita che faccio in un giorno, quindi sì, la mia mira fa cagare, quindi please non siate cattivi. Comunque vi dicevo, ci sono 2 tipologie di zombie, che sono quelli cialli che fanno cagare, sono... vanno direttamente alla porta. E poi ci sono questi, che invece sparano a noi e rompono un po' più il cazzo. Per tirare la mia ulti, o per tirare le ulti in generale, a meno che non la recuperate facile. Cioè, io per esempio fossi un soldato la sparerei molto molto più spesso, perché si riprende proprio easy. Cioè, ieri che la voce del narratore è veramente una figata. Poi, che ne so, quando voi ammazzate un boss nemico, mi fa, che ne so, se voi siete Hanzo, vi fa la freccia del cecchino ha ucciso il nemico, tipo roba simile, capito? Una figata. È arrivato anche il nostro carissimo Rodog, che verrà cecchinato brutalmente. È arrivata una novità, ossia Symmetra. Symmetra l'anno scorso nella modalità, questa qua di Halloween, non c'era. E inizia a diventare un attimo complicato, ragazzi. Anche perché non gli posso sparare io, porca troia. C'hanno lo shield generator, ragazzi, quindi qualcuno lo deve andare a trovare. E certo, non ci vado io, essendo Ana. Perché sennò arrivano con gli scudi. Ah, a parte sta lassù, eccolo. Posto. E è finalmente arrivato anche il nostro carissimo Junkrat, che...
Dio mio, in questi giorni lo sto odiando profondamente perché i Ranged usano tutti il fottuto Junkrat. Semplicemente perché gli hanno bombato i danni e c'ha due bombe adesso, quindi può sparare a profusione. Ci arrivo? Top. Ah, ci è arrivato anche un ospite. Anzo che va me lì. Va bene. Contro un cazzo di Reaper. Comunque, per quanto sia che siano modalità diciamo a scazzo, ma è comunque un modo per migliorare la mira, perché avete praticamente di botte, è come se fosse un addestramento. Quindi magari unite l'utile al dilettevole. Invece magari di mettervi FK nella zona addestramento in tristezza, ci dovremmo quasi essere perché 10 secondi mancano. Ah no, manca la parte peggiore. In cui è arrivata Mercy, che adesso resterà a tutti. Però ovviamente la parte principale è ammazzare la stronza. La stronzetta di Mercy. Però io devo necessariamente tirare, tenere in vita la gente, perché sennò qui non posso fare danno assolutamente. Magari qualche colpetto random così, ma... che se non fate fuori prima... la Mercy, GG. Così la modalità difficile diciamo che è abbastanza fattibile, come potete vedere, cioè... oh, anche il forziere è importante. Sono sicuro che una modalità più alta i problemi invece si farebbero molto più sentire. Allora, apriamo addirittura il 2 loot box. Sicuramente non ci troverò un cazzo di niente. E invece... no! Dai, vaffanculo! Guarda, quando vedo leggendario mi viene i soldi, madonna, guarda, mi viene da piangere. Un altro! Che c'è? Non è un bel cazzo, poteva andare peggio, no? Cioè, avete anche ragione, per carità, però... mi vuoi dare la skin di Halloween, dai. Allora, adesso vi faccio vedere anche l'altra, che è un pochino più lunga. Questa è l'altra modalità in cui ci sono 12 ondate. Possiamo scegliere più personaggi, come potete vedere. E io andrò a scegliere, però McCree dopo mi insultate... vabbè, non fa niente, prenderò McCree. Che non ci voglio curare, non ci voglio nemmeno prendere Zenyatta perché non mi piace tanto. Oh, eccoci, non prendo McCree dal 15-18, quindi non siate cattivi con la mia mira perché... con McCree non ci gioco mai io. Anzi, andrò pure di sopra. Almeno ve la faccio vedere da un'altra visuale. Il problema sarà quando mi spawnerà Symmetra in faccia. Ho appena acquistato l'ulti, GG a me. A becco? Mamma mia. Eccola la stronzetta di Symmetra. Dai, che ho visto coso. Mo moro. A me Symmetra anche quando gioco in normal, ma non mi fa impazzire. Se si mette al salto e là vicino. Ok, cambiamo position, ma rimaniamo qua su. Ah no, scherzavo. Torniamo al posto. Prendo lo stronzo di Junker Town là, è la Junker cazzo che mi sta sparando. Sta succedendo là sotto? Tranquilli ragazzi, ci penso io. Ma vaffanculo, la mira di merda. 5 HP. Mamma mia. Allora, siamo alla decima ondata, giusto? Sì, decima ondata. Vediamo un po', perché più andate avanti e più ovviamente diventa più... oddio mio, complicato. No, no, me ne vado i coglioni. A un centimetro da simmetra non ci sto. Questo è play of the game. Mori! LOL, ad un cazzotto. Devo andare a ammazzare quello shield generator di merda. Brutto ciccione del cazzo, levati. Allora, tra un pochetto arriva l'ultima ondata e potrebbe rappresentare un problemino. Perché sicuramente arriva Mercy, che resta a mezzo mondo. Infatti, già l'ho sentita. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Guarda, guarda, lo stronzo di Junker cazzo lì. Appena iniziate a castare la Ignun, lui vi targetta immediatamente. Dai, dai, che sono rimasti 6 secondi. Comunque come credo sono veramente handicappato, cioè. Veramente handicappato. Ok, come potete vedere, infatti era come avevo detto all'inizio, cioè l'ondata bonus 1. Ma qui è una certa diventerà impossibile, cioè. Si riempirà di questi stronzi che sparano. Questi azzurretti. Quando vi dicevo che diventa infattibile, è perché è veramente così. Adesso lo so che ci saranno 7 milioni di skillati che guarderanno questo video e staranno dicendo: oddio, che mira di merda,
challenge. Scusate se non siamo tutti challenger, scusate, non challenge, challenge da LOL. Scusate se non siamo tutti top 500 o roba simile. Esistono anche le persone. Porco di la stronza di Mercy che è tipo 8 milioni di vita, già. Non dovevo mettermi a castare qui, son bollo. No, no, porco di. Dai, alla fine non è andata così male. Considerato che io con McCree sono un completo disabile, che non lo prendo proprio mai. Sto soldato ha fatto un po' schifo, 142 mob uccisi è un po' poco per un soldato. Ok ragazzi, io per questo video vi saluto, spero che vi sia piaciuto e ditemi ovviamente se ne volete altri. Per me è sempre piacere registrare Overwatch. Noi ci vediamo al prossimo video come sempre, ciao a tutti ragazzi.